Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: appena cominciata la 41esima puntata del GF VIP 7, Alfonso Signorini è rimasto impressionato nel vedere il salotto dello spiato appartamento di Cinecittà praticamente vuoto. 11 protagonisti rimasti, il clima è anche per questo più disteso tra loro. Ieri Andrea Maestrelli è stato eliminato, dopo la grande sorpresa. Anche questa volta si è parlato di un televoto eliminatorio, ormai Alfonso Signorini ed autori sono proprio agli sgoccioli. La finale è prevista per il prossimo 3 aprile e, dopo la destabilizzante squalifica di Edoardo Donnamaria, si inizia a giocare duro al GF VIP 7. Il pubblico in delirio, per la sorpresa di Andrea Maestrelli. GF VIP, Andrea Maestrelli eliminato ma poi rientra nella casa. L'ultima è stata una puntata speciale visto che, prima della mezzanotte, sono stati festeggiati i 31 anni di Oriana Marzoli e, dopo, il 25esimo compleanno di Antonella Fiordelisi. Nella notte, chiuso il collegamento con Canale 5, Edoardo Donnamaria ha anche regalato dei fuochi d'artificio appena fuori dalla dimora del GF VIP 7. Una serata fatta di tanti colpi di scena. In particolare quello che ha coinvolto Andrea Maestrelli. Come avevano previsto i sondaggi di Novella 2000, Reality House e di Twitter, la concorrente più salvata dal pubblico è stata Nikita Pelizzon con il 34% dei voti. Solo un punto in meno per Daniele Dal Moro 33%, 22% per Jaele De Donà e infine 11% per Andrea Maestrelli che è stato di conseguenza eliminato. Pochi ancora ci speravano, ma il 25enne ha pescato il biglietto di ritorno. L'ultimo di questa discussa edizione. Rientrato nella casa, ad accoglierlo tutto il cast entusiasta, salti di gioia ed abbracci da parte dei geffini. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.